Buonasera, voglio parlare di questo libro, Ron Appelfeld, Badenheim 1939. L'autore, nato in Polonia, è stato internato in un campo di concentramento, nel quale poi è riuscito a fuggire, ha vissuto nei boschi, poi è arrivato in Italia, eccetera. E in questo libro cerca di raccontare l'irraccontabile. Allora, forse l'unico modo per raccontare l'assurdo, che è quello che è successo, no? Nel secolo scorso in Germania, nei confronti degli ebrei, forse, dicevo, l'unico modo per raccontare l'assurdo è scrivere un libro che descriva una situazione assurda, e cioè la situazione di questo paesino Badenheim, Bad, bagno, no? Quindi un paesino termale. E cosa succede in questo paesino termale? C'è un hotel, c'è un organizzatore di eventi musicali, ci sono degli eventi, è un paesino, insomma, come tanti altri, situato in un punto non ben definito. Molti ebrei sono protagonisti, sia fra gli ospiti dell'albergo, sia fra gli organizzatori, fra i direttori musicali, fra i cantanti che vengono, no? In questo paesino isolato, nel senso che non si capisce bene dove sia, in Germania, però, e che cosa succede? Avvengono delle cose strane, cioè avvengono delle cose assurde, cioè i personaggi di questo libro, non ce n'è uno che sia normale. Qualcuno si suicida ogni tanto, provengono da moltissime parti. I cantanti arrivano, non arrivano, gli artisti, insomma, è tutta una situazione veramente che ha dell'assurdo, non ha capo né coda. Si sparge la voce a un certo punto in questa cittadina, dopo l'arrivo di funzionari di un'agenzia per la salute, che chiedono in qualche modo a tutti gli ebrei di registrarsi. E gli ebrei si registrano senza particolari problemi. Si sparge poi la voce che debbano essere trasferiti, ma in tournée in Polonia, quindi debbano tornare in Polonia, e loro lo accettano, ma non è questione neanche che lo accettano, così è come una cosa normale, pensano quando ce ne andremo, quando non ce ne andremo. Poi abbiamo che chiude la pasticceria, a un certo punto isolano il paese, l'albergo non ha più nulla da mangiare, non arrivano più rifornimenti e quindi cominciano a mangiare quello che hanno lì dentro, e assaltano la farmacia, ma soprattutto per rubare droghe e sostanze stupefacenti, e c'è tutto un continuo di assoluta insensatezza. Ecco, questo è quello che emerge da questo romanzo, ma questa assoluta insensatezza, per chi poi sa, insomma, conosce la storia, è terrificante, perché insomma l'angoscia che si prova nel leggere questo libro a volte può superare quella che magari abbiamo provato tutti noi nel leggere altri libri che parlano della Shoah, o dei libri, saggi, romanzi o film, eccetera, e riesce a comunicare questa inquietudine o angoscia, a seconda come la vogliamo interpretare. Ecco, questo è questo libro piccolino, fra l'altro, abbastanza breve, parliamo di 140 pagine neanche, pubblicato dalla Guanda editrice, e niente, ha questa caratteristica. È un bellissimo libro che veramente ti lascia così. Io ho voluto raccontarvelo subito, a caldo. Questo libro verrà discusso dal gruppo di lettura della letteratura contemporanea ebraica, o anzi israeliana, di la verità, e
metà giugno e al quale non so se riuscirò a partecipare. E niente, però voglio questa è l'impressione, è caldo, caldissimo, l'ho finito mezz'ora fa e ho voluto trasmettervi questa mia impressione. Eccolo qua. Quindi, Aaron Apfel, Badenheim 1939, pubblicato da Wanda Editrice, costa molto poco, non riesco a leggere, costa 10 euro. Vale proprio la pena di essere letto. Buona lettura.